Ciao Bad Comics, quinto appuntamento per ciò che concerne la nostra Road to Avengers Infinity War, nella quale stiamo recensendo alcuni dei titoli chiave che hanno ispirato il film di prossima uscita dei fratelli Russo, Avengers Infinity War. E guarda caso, oggi parliamo dell'omnibus, della miniserie che è contenuta nell'omnibus, intitolata Infinity War, la guerra dell'infinito, firmata, datata 1992, e firmata da Jim Starlin e Ron Lim. È il sequel del primo capitolo della trilogia dell'infinito, intitolato appunto Infinity Gauntlet. Diciamo che per quanto ci sia un'omonimia col film di prossima uscita, quasi sicuramente sarà più Infinity Gauntlet ad aver ispirato il film. Diciamo, la trama sarà più ispirata agli eventi di quella miniserie, non del suo sequel, che è molto bello. Secondo me è il capitolo migliore della trilogia dell'infinito, parto da questo presupposto, è il più riuscito. Che succede? Vi ho raccontato come durante il guanto dell'infinito Warlock fosse divenuto un essere di pura logica per poter contrastare la pura follia di Thanos, separando, estraendo da se stesso la sua parte benigna e la sua parte malvagia, ciò che in maniera quasi totalmente complementare, quasi come fossero uno yin e uno yang, lo rendevano umano. Conseguentemente però, e improvvisamente, sulla Terra appare un personaggio puramente malvagio, chiamato Magus, il cui intento è quello di riplasmare, di sostituire quasi la Terra e conseguentemente poi l'universo con una versione di questi malvagia, una versione doppelganger. Ed ecco che sulla Terra, a seguito dell'apparizione di Magus, cominciano ad apparire dei doppioni, dei doppelganger, degli eroi principali che quasi si infiltrano. E guardate come questa storia è andata a ispirare anche una saga come Secret Invasion, che sarebbe arrivata molto tempo dopo. L'apparizione di Thanos semina il caos sulla Terra. È una storia che ha sì una parte cosmica, però un po' più ridotta rispetto a Infinity Gauntlet, anzi oserei dire molto più ridotta rispetto a Infinity Gauntlet, perché è una storia in cui l'emozione, la natura umana prende il sopravvento, diventa centrale. La Terra viene razziata, viene inevitabilmente cambiata dall'apparizione di Magus, che sembra inarrestabile perché è governato unicamente dalla malvagità, è un essere di puro male, non ha remore, non ha coscienza, e quindi come si fa a fermare un essere del genere, le cui azioni sono imprevedibili? Qual è il suo intento? Cosa vuole fare? In realtà scopriremo che vuole, come tutte queste figure quasi divine, vuole riplasmare la realtà a sua immagine e somiglianza, vuole diventare il despota totalitario, onnipotente, di una realtà fatta come dice lui. Ovviamente gli eroi Marvel, terrestri e non, e Warlock in primis, cercheranno di trovare una soluzione. Improvvisamente c'è tipo Wolverine si vedrà apparire una versione cattiva di sé, Iron Man lo stesso, queste versioni demoniache, mostruose. Non è facile combattere contro se stessi, non è facile capire chi è chi, ecco, guardate un po' Secret Invasion. E quindi una situazione di grande instabilità, di grande incertezza, una minaccia molto più subdola paradossalmente dello stesso Thanos, che appare col guanto e dice: io distruggo metà di voi. Chi è il cattivo? Di chi ti puoi fidare? Ecco. E quindi gli eroi si troveranno, nonostante le loro migliori intenzioni, intrappolati in una specie di spirale dalla quale è impossibile uscire. E un ruolo molto importante lo avranno due personaggi Marvel molto potenti e di solito raccontati in chiave negativa. Thanos, che qui tornerà con un suo piano ad aiutare gli eroi, confermando questo suo cammino di redenzione cominciato dalla fine di Infinity Gauntlet, ma soprattutto l'ago della bilancia, paradossalmente, sarà Galactus, il divoratore di mondi, perché in una spirale di follia, di malvagità totale, senza limite, è la stessa vita di tutto l'universo a essere minacciata. Quindi Galactus, nella sua infinita saggezza, poiché ha bisogno di mondi da divorare, è la sua natura,
capisce che se non interverrà in qualche modo, per quanto lui sia sempre stato abbastanza al di fuori delle beghe umane, la sua stessa esistenza verrà meno, e quindi diventa un ago della bilancia, davvero. Il risvolto: ci sarà Warlock, ci saranno i Guardiani dell'Infinito, ci saranno le Gemme dell'Infinito, ci saranno i Cubi Cosmici al plurale, quindi c'era tutto quell'aspetto cosmico, colorato, bizzarro, fantasioso, che Starling ha sempre messo nelle sue storie di questa natura e di questi personaggi, ma è la storia più umana, è la storia che riflette meglio su tutto ciò che c'è dentro di noi, che è insito dentro di noi, che viene tirato fuori in maniera metaforica, in maniera allegorica, in maniera distopica, anche se vogliamo, e tutti saranno costretti a interrogarsi sulle proprie azioni, a fare delle scelte, a dimostrarsi umani. E suo malgrado Warlock capirà che spurgando la parte benigna, la parte malvagia di se stesso, ha fatto più danni, perché non si può rinunciare a queste cose per essere umani, e quindi sarà suo l'onere, il dovere di mettere fine alla minaccia di Magus. Questa è Infinity War. Ai disegni c'è sempre Ron Lim, che cresce sempre di più fino ad arrivare a Crusade, un disegnatore fantastico dal tratto potente, e guardate, scene di combattimento stupende. Gli eroi che combattono contro le versioni malvagie di sé, e questo fatto dei doppelganger è veramente spettacolare, a mio giudizio, come soluzione. Avrebbe fatto scuola poi da qui al futuro. Una cosa importante che non vi stavo dicendo è che, nonostante le tematiche così importanti trattate, Starlin ha anche una vena molto ironica, molto vincente da questo punto di vista, quindi riesce ad alleggerire la grande drammaticità, la grande tragicità delle sue storie, inserendo sempre gag, inserendo sempre colpi di scena umoristici, sempre con grande equilibrio, mai strafacendo, e molto spesso queste scene si personificano in alcuni personaggi grotteschi, bizzarri, come appunto Pip il Troll, cioè la scena della gemma nascosta tra le dita del piede, che è veramente bella. E quindi, a mio giudizio, questa miniserie è il capitolo centrale, supera di poco, ma lo supera in termini qualitativi Infinity Gauntlet, ed è un po' il cuore pulsante della produzione di Jim Starlin. Ciao, Bad Comics.